Niente più persone in giro in costume, a torso nudo o scalze nell'ambito urbano. Il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato un'ordinanza che impone una serie di regole da rispettare al fine della tutela del decoro urbano e della decenza, tipici del normale vivere civile. Diciamo che in questa settimana abbiamo notato, insomma, che questa cattiva abitudine, insomma, di frequentare luoghi pubblici a torso nudo, scalzi, insomma, veramente stava diventando con una frequenza eccessiva. Abbiamo pensato quindi, nonostante fossimo ad estate inoltrata, di decidere di intervenire in maniera decisa. Credo sia un provvedimento corretto, io mi auguro veramente che le persone da questo, diciamo, monito in qualche modo reagiscano in maniera positiva e cercano di essere un poco più attenti. Io penso che il decoro sia un elemento essenziale non solo, diciamo, del turismo della città di Agropoli, ma io penso che è un segno di civiltà che credo sia doveroso per ognuno, quindi vorremmo veramente evitare, insomma, di fare dei verbali, ma qualora saremmo costretti lo faremo, perché riteniamo che sia una cosa giusta perché si eviti, insomma, veramente di andare alla deriva. Per far questo abbiamo fatto una serie di ordinanze, una serie di provvedimenti, diciamo, in questa estate, siamo stati forse un po' duri talvolta, però io credo che anche così si gestisce una città turistica, dando delle regole certe, precise, perché queste regole poi non fanno altro che migliorare l'accoglienza e dare più tranquillità a tutti coloro che ci vengono a trovare. Quindi lo si fa soprattutto per chi vuole passare un'estate in tranquillità, quindi tutte queste regole stiamo mettendo, lo facciamo per chi vuole vivere un'estate serena, e ci auguriamo che sempre più gente venga in città ad Agropoli. Facciamo un augurio per questo Ferragosto ad Agropoli, ci auguriamo veramente che sia un momento di tranquillità, di serenità, e che, come dico sempre, questa vacanza, o chi viene a trovarci ad Agropoli o gli stessi cittadini, raccolgono in questo momento intorno alle famiglie per essere poi pronti a settembre, quando arriveranno i problemi, ad affrontarli con maggiore grinta. Quindi riposiamoci oggi, che è giusto che lo si faccia, e poi ricominceremo tutti quanti insieme a lavorare.